Salve a tutti. Oggi vi presenterò un gioco che ho trovato molto interessante. Il suo nome è Ziggurat ed è uscito su Steam solo da poco tempo in accesso anticipato. Questo titolo altro non è che l'ennesimo FPS roguelike. Categoria che mi stavo ormai stufando di recensire visto l'ormai proliferare di questi titoli, ma devo dire che questo ha una marcia in più rispetto ai suoi predecessori. La prima cosa che salta subito all'occhio è la grafica, fatta molto bene utilizzando l'Unity Engine. A guardarlo non si direbbe, ma questo gioco è davvero fatto con Unity ed è quindi disponibile per Windows, Mac e Linux. Giocando inoltre noterete una grande varietà di nemici, armi e potenziamenti. I nemici inoltre, a differenza di Tower of Guns, gioco che ho già recensito, qui possono muoversi anche a terra. La mappa di gioco, come in tutti i giochi di questa rubrica, è generata casualmente mettendo assieme stanze sempre diverse in modo simile a come hanno fatto già altri giochi di questa categoria. Come in Paranautical Activity, anche in questo gioco, una volta entrati in una stanza, per uscirne dovrete fare piazza pulita di tutto ciò che si muove. Questo gioco di primo acchito è talmente ricco di contenuti che quasi non sembra in accesso anticipato. Infatti, a parte qualche piccolo bug e qualche calo di frame rate di troppo in alcune occasioni, gira talmente liscio che, per quel che mi riguarda, sembra quasi completo. Nonostante ciò il Dev non ha ancora detto che questa sarà la versione definitiva, ma prevede ancora di aggiungere contenuti. Un po' il contrario rispetto a quello che ha fatto lo sviluppatore di Receiver, pubblicando un titolo pieno di bug su cui ha lavorato pochissimo come definitivo. Questo secondo me è un ulteriore motivo per comprare questo gioco. State pur certi che questa persona userà i soldi guadagnati per migliorare il suo prodotto, e quindi farete un buon investimento. In neanche 2 minuti di gioco avete già visto un sacco di cose. L'ultima che avete visto in questi secondi è il level up. Sì, esatto. Come negli RPG, in questo gioco più nemici ammazzate e più diventate potenti. Inoltre a ogni level up potrete scegliere fra 2 potenziamenti random. Di questi upgrade ce ne sono tantissimi e dopo vedremo come sbloccarne di nuovi. Nella prima stanza in cui ero entrato ho raccolto una chiave che servirà, nella stanza del boss, per invocare il boss del livello e quindi passare al livello successivo. Avete quindi visto un po' di combattimento sia con l'arma di base, la più debole, la bacchetta magica, sia con una delle numerose armi secondarie del gioco. La stanza con le punte di metallo trappola è per l'appunto una stanza trappola che non ha nemici, è sempre aperta, ma presenta comunque ostacoli in grado di procurare danno al giocatore. Le stanze trappola possono essere o stanze di semplice collegamento come quella che ho passato prima, come pure dei veri e propri complicati parkour con tanto di ricompensa finale. In alcune stanze come questa esistono anche delle regole aggiuntive che di solito sono mostrate in alto al centro sotto l'indicatore dei milioni, che segnala quanti nemici in una stanza rimangono da uccidere. In questo caso la regola dice che camminerò più piano e infatti mi stanno rompendo il culo. I nemici con l'aura azzurra, come il tacchino che si è visto ora, sono inoltre molto più forti dei nemici normali. Ogni arma, compresa quella di base, presenta un fuoco primario attivabile col tasto sinistro del mouse e uno secondario attivabile col destro, più potente, ma anche più lento e che consuma più mana. La mana rimanente per usare un'arma la vedete nell'indicatore numerico a destra e, per le armi secondarie, anche nelle 3 barre verticali subito sopra. A sinistra invece trovate l'indicatore dei punti vita. In basso nello schermo c'è una barra che indica l'esperienza accumulata e quella necessaria per raggiungere il prossimo level up. L'esperienza si accumula raccogliendo le pepite gialle, i punti vita raccogliendo le bottiglie rosse e il mana raccogliendo le gemme per le armi secondarie. Il mana dell'arma primaria invece si carica abbastanza rapidamente in modo spontaneo. Esistono 3 tipi di armi secondarie ed altrettanti tipi di mana che si ricaricano con 3 differenti gemme. Le armi secondarie si dividono in incantesimi, bastoni e armi da fuoco magiche. Ah! I teschi volanti di prima non vi ricordano qualcosa? Eh già! Sono molto simili a quelli di Doom. Da buon vecchio videogiocatore mi sono venute le lacrime agli occhi con questo gioco.
D'altronde lo sviluppatore non ha minimamente nascosto che molte idee per questo titolo le ha prese da questo grande classico. Per vedere la mappa completa del livello generato casualmente, vi basterà premere Tab. Le stanze speciali saranno contrassegnate nella mappa con differenti simbolini, il cui significato è visibile nella leggenda a destra della mappa stessa. La stanza che ho appena visitato è una stanza del tesoro. La cassa al suo centro nasconde sempre un premio di valore variabile, ma può anche richiamare dei nemici una volta aperta che bisognerà sconfiggere come al solito per uscire dalla stanza. In questo caso ho trovato un amuleto che, se attivato premendo E, farà camminare più velocemente il personaggio. Ci sono tanti tipi di amuleti, ma se ne può portare al massimo uno alla volta. Come detto prima, una volta trovata la chiave è la stanza del boss di fine livello, sconfiggendo quest'ultimo sarà possibile passare al livello successivo. Usiamo l'amuleto ora per andare più veloce. Una volta che il boss di fine livello viene sconfitto, si aprirà il portale per il livello successivo, tutti i nemici minori moriranno, e verrà droppato a terra un bel bottino. Entrati nel portale, prima di passare al nuovo livello, verrà mostrato il punteggio ottenuto in quello appena completato e sarà data la possibilità di salvare la partita per riprenderla in un secondo momento se necessario. In ogni caso il titolo rimane un roguelike. Se infatti si inizierà una nuova partita con una già salvata o si morirà il salvataggio andrà perso. Ecco un'altra stanza dove si cammina piano. Nel secondo livello i nemici sono ovviamente più forti che prima e qui vedete anche un incantesimo in azione. All'inizio di ogni livello riceverete nella stanza iniziale sempre una nuova arma che si andrà ad aggiungere o a sostituire a quelle che già avete, a seconda se possedete già o no un'altra arma dello stesso tipo. Alcuni nemici possono poi anche diventare invisibili, come quella gelatina blu. Parlando di gelatine blu, avete notato che mira usano? Vi rifaccio vedere uno spezzone di prima al rallentatore. Avete visto? Il colpo non era diretto verso la mia posizione attuale, ma era leggermente più spostato. Mirava verso il punto che avrei raggiunto pochi secondi dopo. Guardate com'è più avanzata questa IA rispetto a quella del nemico medio di Paranautical Activity, che invece mira sempre verso la tua posizione, consentendoti di schivare tutti i suoi colpi facendo un semplice strafing circolare. Per chi non lo sapesse, lo strafing circolare consiste nel girare attorno a un nemico colpendolo con l'arma da fuoco e mantenendo il mouse puntato verso il centro della circonferenza che descrivete usando i tasti direzionali. È una tattica molto efficace coi nemici che sono programmati a sparare senza prevedere la posizione in cui vi muoverete. In Paranautical Activity ed in Tower of Guns questa tattica è sempre efficacissima, basta non stare mai fermi o ingarbugliarsi in qualche angolo e difficilmente verrete colpiti. In questo gioco invece alcuni nemici hanno un'IA che sa prevedere i vostri movimenti, quindi l'unico modo per batterli è usare la testa descrivendo traiettorie il meno prevedibili possibili, o finirete male. L'ultima stanza che vi mostro è quella delle fontane. In questa stanza, offrendo punti vita, punti mana o anche nulla, potrete chiedere alle divinità rappresentate da queste fontane di concedervi dei doni. Ma attenzione, a volte non sono generose e invece di doni, come ad esempio la salute ripristinata o dei potenziamenti, riceverete maledizioni come depotenziamenti o perdita di esperienza, armi, salute o altro. Usate queste fontane quindi a vostro rischio e pericolo. In alcune stanze di transito, invece del solito numero limitato di nemici da uccidere, troverete degli obelischi da distruggere. Solo dopo aver distrutto questi obelischi potrete infatti far fuori i nemici rimasti ed uscire dalla stanza. Finché tutti gli obelischi non saranno distrutti, infatti voi sarete bloccati dietro le porte e i nemici spawneranno all'infinito. In queste stanze al posto dell'indicatore Minions ci sarà quello Obelisk, che mostrerà gli obelischi rimanenti da distruggere. Solo quando queste strutture saranno tutte distrutte comparirà il solito indicatore Minions che mostrerà i nemici rimanenti.
Se morirete, comparirà questa piacevole schermata che, oltre a riassumere il punteggio che avrete ottenuto nella partita, vi mostrerà i nuovi potenziamenti, le nuove armi e i nuovi personaggi giocabili che avete sbloccato. Io finora sono arrivato al boss del terzo livello al massimo in difficoltà facile e non ho sbloccato tutto in una settimana che gioco a questo gioco. La difficoltà, tra virgolette, facile in questo gioco è già estremamente complicata per me che sono abbastanza nabbo rispetto ai veri campioni, ma è comunque più difficile della difficoltà di Paranautical Activity e di Tower of Guns, che ho già vinto alcune volte. Ah, la trama di questo gioco è molto semplice. Voi siete un mago apprendista che volete entrare in un circolo di maghi molto potente. Per farlo però, neanche a dirlo, dovrete uscire vivi dalla Ziggurat. Trama banale ma gioco vi assicuro molto divertente se siete amanti degli FPS Arena. E con questo vi saluto e vi do il solito... Aspetta BC. C'è una cosa che devi ancora dire. Ah già. Hai ragione Onic. Game Hosting preparati. Stiamo arrivando tutti da voi a griffarvi ogni server di Minecraft che ostate. Vi pentirete di aver fatto chiudere il forum dei griffers italiani. Per chi non lo sapesse, gli avvenimenti sono stati questi. Un utente del forum ha postato un po' di tempo fa una guida che mostrava come trovare i server ostati su Game Hosting ancora non aperti al pubblico, e quindi di solito facilmente griffabili. La guida, come era lecito aspettarsi, ha avuto parecchio successo. Talmente tanto che lo staff dell'hosting ha prima minacciato lo staff del nostro forum di denuncia e poi ha segnalato la cosa a quelli di Forumfree che, da bravi schiavetti obbedienti, hanno bannato Rago, del clan Italian Slackers, che gestiva tutta la baracca, e cancellato brutalmente senza avvertire i post riguardanti Game Hosting. Preciso che la guida non era una guida all'hacking, ma mostrava solo come, cambiando manualmente, o con un port scanner, la porta di un indirizzo IP di Game Hosting, sia possibile trovare appunto questi server vulnerabili molto facilmente. Fra l'altro, questa tecnica non è nuova ed è già utilizzata da mezzo mondo per trovare server di Minecraft griffabili. Infatti gli hoster di solito comprano pacchetti di IP consecutivi da vendere ai loro clienti, quindi è abbastanza semplice trovare nuovi server cambiando le porte o le ultime cifre degli IP stessi. Con l'arrivo di un admin di Game Hosting sul nostro forum, e col fatto che ha iniziato quest'ultimo a provocare e minacciare in pubblico, la situazione è poi degenerata, con utenti che minacciavano di loggarsi nei server trovati spacciandosi per lo staff dell'hosting, e questo ha forse contribuito all'accaduto. Ma rimane comunque il fatto che la guida originaria non mostrava nulla di illegale, ma solo cose note e arcinote a chi ha un minimo di conoscenze informatiche. Ritengo quindi quanto accaduto vergognoso e spero che Rago e gli altri riescano a trovare una nuova casa per questa community che si è temporaneamente spostata su Facebook alla pagina che trovate in descrizione. Detto questo, Game Hosting. Arrivederci alla prossima.